Oggi parte Filosofarti con una mostra fotografica curata proprio dall'Archivio Fotografico Italiano. Cosa possiamo aspettarci oggi? Rispettando diciamo, le tematiche proposte da Filosofarti, da anni siamo presenti a questo importante evento dedicato al Festival della Filosofia, abbiamo selezionato tre autori che in qualche modo trattano il tema del reportage con declinazioni diverse. Quindi abbiamo Luca Catalano Gonzaga, che è un fotografo rinomatissimo che realizza reportage nel mondo, un po' documentando la storia degli ultimi. Un lavoro di Ugo Pannella, che è un fotografo storico di grande livello, che racconta invece una condizione di vita in Grecia degli anni 90, insomma le ultime donne piangenti ai funerali, e poi un lavoro interessante sul calcio servitore di Giovanni Mereghetti, anch'esso fotoreporter. Quindi tre fotoreporter che vivono esperienze diverse, che oggi cercheranno di mettersi a confronto anche per approfondire il tema del fotoreportage e della condizione oggi del fotogiornalismo, che è molto critica in Italia. AFI è sempre vicina a Filosofarti, continua con altre nuove iniziative? Beh, per noi è un'opportunità per tutto il territorio, perché comunque ci obbliga anche a selezionare gli autori che seguono un filo conduttore, che è quello dettato appunto dall'organizzazione, e quindi siamo felici di ospitare in Villa Pemini, grazie all'amministrazione comunale, questa rassegna annuale, che è anche un ottimo riscontro di pubblico.